il legno, non il cacciatuzzo. Materiale omogeneo è un materiale che è, ha una risposta meccanica uniforme in tutto il corpo della trave, quindi non dipende dal punto in cui noi andiamo a misurare questa risposta meccanica. E capire chiaramente che in un materiale come per esempio il cacciostruzzo armato soggetto a flessione, noi abbiamo almeno tre diversi tipi di risposta del materiale. Il cacciostruzzo compresso che reagisce bene alla flessione, il cacciostruzzo teso che reagisce male e noi lo consideriamo assolutamente inerte nei confronti della trazione, cioè non reagente, anche se una moderata resistenza a trazione dell'anno, però a vantaggio di sicurezza noi lo consideriamo inerte, non reagente. E l'acciaio teso e compresso che reagisce bene sia a trazione sia a compressione, ovviamente a compressione che è immerso in un mezzo che non lo faccia sbandare lateralmente. Capite bene che il singolo tubino di acciaio è molto snello, quando soggetto a compressione va in carico di punta, però immerso in un mezzo massiccio, cerato come quello del calcestruzzo, reagisce bene anche a compressione perché lateralmente è impedito dalla presenza del calcestruzzo di poter assumere una configurazione tipo asta d'olea. Quindi l'acciaio reagisce benissimo alla compressione, quando è troppo snello rischia di andare in carico di punta, ma nel caso di un materiale composito e disomogeneo come il calcestruzzo, la presenza del calcestruzzo che impedisce l'eventuale sbandamento laterale dovuto a problemi di carico pedicloderiano. E quindi l'obiettivo di oggi è ripetere un modello che è sicuramente molto importante, perché è il primo modello tridimensionale di trave, che è il modello di trave a fibre di Galileo. Questo modello è stato poi esteso, incorporato, gerarchicamente incluso, diciamolo in vari modi, all'interno della vera e propria teoria dell'elasticità e del modello di Saint-Venant. Cioè il modello di Saint-Venant, che è un modello di trave tridimensionale successivo, ottocentesco, è un modello gerarchicamente più ricco del modello di trave a fibre, nel senso che vi ho definito l'altra volta. Ormai sapete che uno stesso fenomeno fisico può essere guardato con molti occhi e molto spesso ci sono modelli estremamente dettagliati di quel fenomeno e modelli estremamente sintetici di quel fenomeno. Tutti questi modelli stanno fra loro in rapporto gerarchico, quello più ricco, diciamo, è sempre più ampio del modello sintetico, però molto spesso non ha senso utilizzare il modello più ricco, è solo un'inutile complessificazione. Allora, di fronte a almeno tre modelli di trave che saranno presentati, in parte che sono stati già presentati in questo corso e in parte diciamo adesso, il modello di trave a fibre, il modello di trave di Bernoulli, il modello di trave di Timoshenko, che stanno in un rapporto gerarchico ben definito, il modello di trave a fibre è quello più ricco, il modello di Timoshenko è più povero perché è un modello diciamo monodimensionale, però il modello di è ancora più sintetico perché limita la deformazione tagliante, la maturità è quella di capire qual è questo compromesso tra quello che vogliamo ottenere e il modello che dobbiamo utilizzare. Allora uno si chiede, quando è che serve il modello di trave a fibre? Il modello di trave a fibre è fondamentale perché comunque recupera e comunque ha dentro un concetto che non nei modelli monodimensionali non c'è il concetto di tensione, e il concetto di tensione nel materiale è un concetto fondamentale perché la tensione
è il materiale e l'unica che si può confrontare con la resistenza del materiale. Quindi, quando noi abbiamo come obiettivo verificare, per esempio, che una trave resista a dei carichi, diciamo, imposti, e questo obiettivo passa necessariamente attraverso una verifica di resistenza del materiale, noi dobbiamo utilizzare la trave di Galileo. Analogamente, quando noi non abbiamo un obiettivo di verifica, ma abbiamo un obiettivo di progetto della serie, dobbiamo utilizzare una trave, abbiamo scelto il materiale, ma dobbiamo dimensionare la trave affinché resista a dei carichi imposti che sottendono una funzione, ovviamente. Noi dobbiamo scegliere il profilo giusto affinché la tensione all'interno di quella trave da noi selezionata sia inferiore alla resistenza del materiale da noi scelto. Quindi anche in questo caso, quando tensione del materiale e resistenza si confrontano, siamo nel regno della trave tridimensionale. Siamo nel regno della trave tridimensionale. Perché? Perché la parola tensione non c'è nella trave di Bernoulli, non c'è nella trave di Bernoulli, non esiste. Esiste la forza di contatto, come no? Nella trave di conoscenza e nella trave di Bernoulli esistono le forze di contatto, tanto è vero che nell'esame di fondamenti di meccanica voi, diciamo, sviluppate una skill che è quella di disegnare rapidamente i diagrammi di sforzo normale, taglio e momento flettente. Che sono sforzo normale, taglio e momento flettente? Sono la forza interna del materiale, ma sono viste così nel modello di Bernoulli, una forza. Analisi dimensionale, forza, unità di misura, chilo newton. Questo è il taglio, una forza. Analisi dimensionale, forza. Analisi, diciamo, per unità di misura, chilo newton. Un momento. Analisi dimensionale, forza per braccio, unità di misura, chilo newton per metro. Questo. L'attenzione non è questa, ragazzi. L'attenzione è la generalizzazione del concetto di pressione. Ok? Perché dico che è la generalizzazione? Perché la pressione fa pensare solo alla compressione, non fa pensare alla trazione e non fa pensare al taglio. Ok? Quindi è un concetto che parte dal concetto di pressione ma lo estende. Allora parliamo del concetto di pressione, che è più facile. E proprio, diciamo, prima di parlare del concetto di pressione puntuale, parliamo del concetto di pressione media. Se io ho una superficie e premo su una superficie, premo cosa vuol dire? Vuol dire che in qualche modo esercito una forza di compressione su quella superficie. La mia mano, il tavolo. Io sto premendo sul tavolo. Qual è la forza che sto esercitando sul tavolo? Una certa forza. Adesso non saprei in questo momento qua come misurarla, ok? Avrei in testa i modi per misurarla, ma diciamo non sono l'oggetto di questa lezione. Comunque tutta la mia mano esercita una forza che sarà, non dico qualche chilo newton, perché un chilo newton è tanto. Quanti è un chilo newton, ragazzi? Un newton sono 1000 newton. Un newton quant'è? Un etto. Un newton è un etto. È l'equivalente di un ettogramma. Chiaro? Quindi un chilo newton, quindi sono 100 grammi. La difficoltà di lavorare con il sistema internazionale sta nel fatto che noi abbiamo a che fare con i pesi tutti i giorni. Noi abbiamo a che fare con i pesi tutti i giorni. Perché? Perché andiamo a comprare il prosciutto. Andiamo a comprare il prosciutto e purtroppo
il prosciutto lo chiediamo in grammi, in via 100 grammi di prosciutto. Andiamo a comprare le patate e li compriamo in chili. La vita di tutti i giorni ci allontana dal sistema tecnico internazionale, per cui noi non abbiamo chiaro questi, non abbiamo chiari questi riferimenti. Ok? Un newton è netto. Ok? Un chilo newton sono 1000 newton. 1000 newton. Quindi netto possiamo moltiplicarlo per 1000. Quando moltiplichiamo per 10 abbiamo un chilo. Poi ci sono altri due zeri e abbiamo 100 kg. Che cos'è un chilo newton? Un quintale. 10 kN, una tonnellata. Abbiate a mente, ragazzi, perché altrimenti i numeri non si traducono in qualcosa di confrontabile con l'esperienza reale. Ovvio che io con la mia mano non posso esercitare un kN, perché un kN è un quintale. Se anche io ci mettessi tutto il mio peso, non ci arrivo al quintale, ok? Quindi con la mia mano eserciterò una frazione di kN, per esempio 10 kg, chiaro? Ok. Allora, supponiamo che io eserciti una frazione di kN, cioè 0,1 kN, che sono 100 newton, ok? 100 newton su questa superficie. Sto premendo su questa superficie con una forza risultante di 100 newton. Quant'è la pressione? Se faccio, perché se io ho una superficie e la misura dell'area è qui sopra, ho una forza N di risultante, adesso vi ho fatto l'esempio, 100 newton, la pressione media è uguale a N di risultante. Se io esprimo la forza in newton e l'area in millimetri quadrati e la forza in newton, che abbiamo questa simpatica coincidenza, la pressione viene espressa newton su millimetro quadrato e si chiama megapascal. Se voi guardate, cercate su internet le tabelle di resistenza, le classi di resistenza dei materiali, calcestruzzo, acciaio e legno, le unità di misura sono i megapascal. Quindi la tensione nel materiale la esprimiamo in megapascal e la resistenza del materiale con cui la tensione si confronta per capire se il materiale ce la fa o no, praticamente si esprime in megapascal. Ok? La pressione non è una forza, è una forza diviso una superficie e quindi si definisce una forza per unità di superficie. La tensione è la generalizzazione del concetto di pressione, perché la pressione è stata sedimentata per tutta una serie di fenomeni fisici, tipo per esempio la pressione dell'acqua sulle pareti di un serbatoio, la pressione del vento sulla facciata, la pressione della terra in un muro di contenimento. E poi perché sostanzialmente la compressione degli elementi strutturali, per esempio la compressione dei due monoliti che fanno parte di un trilite, era evidente, era più immediata. Non avendo a che fare spesso con materiali resistenti a trazione, il primo materiale resistente a trazione che venne utilizzata nelle costruzioni fu il legno, quando si superò il trilite. Ovviamente, cioè l'idea di fare una trave direttamente con un pezzo di pietra, e quando, diciamo, nelle case di civile abitazione venne eliminata la copertura a volta o le coperture con gli archi, sono un modo per trasformare la pressione in compressione e quindi utilizzare ancora una volta materiali che non resistono a trazione ma a compressione.
con un arco io riesco a superare una luce trasformando un ipotetico oggetto inflesso lineare in un oggetto compresso e quindi posso fare a meno di materiale resistente alla trazione. No? Non è un caso che gli studi di Galileo sulla resistenza delle travi portano, se cercate questo libro su internet, una bella copertina in cui vedete una trave di legno che praticamente era l'oggetto degli studi di Galileo, perché un attimo dopo si passò al legno. Il legno è un materiale elastico, ok? E il legno è un materiale che reagisce a compressione e a trazione. Bene. Okay. Allora, dicendo che la tensione è la generalizzazione della trazione, vuol dire che nella tensione c'è qualcosa che riguarda la pressione. In realtà la formula principale, in questo caso della pressione media, che cos'è? È dividere una forza per un'area. Ok? Ora però, se questa forza invece di essere di compressione e di trazione, io mi trovo una tensione di trazione. Se questa forza invece di essere perpendicolare alla superficie e di taglio alla superficie, io mi trovo sempre una tensione, cioè forza diviso area, ma tangenziale di taglio. Quindi in realtà la tensione prende dalla pressione la dimensione fisica e l'operazione per ottenere i suoi valori medi, però lo estende ai casi in cui non ci sia solo una forza di compressione, ma anche una forza di trazione o eventualmente una forza di taglio. E quindi anche la tensione si esprime in newton su millimetro quadro, megapascal. Quindi, primo concetto nella storia, il primo concetto di tensione che fu elaborato fu quello di pressione. La tensione generalizza questo concetto, diciamo in qualche modo estendendo la dimensione fisica. Il
stato virtuale che noi effettuiamo all'interno di una grafica per un video è facile, perché noi dobbiamo tagliare un asse. Se questa è una trave caricata, per esempio così, dove questo è il carico esterno e queste le reazioni vincolari, se io voglio vedere la forza di contatto, cosa faccio? Dove la voglio vedere? La voglio vedere in questo punto. In questo punto io effetto un taglio virtuale. In questo taglio virtuale metto in evidenza una prima parte e una seconda parte. E qua in mezzo, in questa sezione tagliata, le due parti della trave si scambiano una forza che è quella indispensabile per mantenere ognuna delle parti in equilibrio. Quindi qui inevitabilmente ci sarà un taglio, diciamo, lo sforzo ormai sappiamo già che non c'è, un taglio è un momento flettente, anzi qui il taglio sicuramente sarà così, e qua ci sarà un momento flettente e un taglio, ok? Che terranno in equilibrio sicuramente le parti. Non ho messo lo sforzo normale, perché è evidente che questa trave non è soggetta a sforzo normale, e invece di mettere delle direzioni generiche ho messo delle direzioni specifiche, perché so bene che qui questa forza è molto più grande della risultante del carico esterno, e quindi il taglio deve aiutare il carico esterno a equilibrare la reazione vincolare, mentre in questo caso, siccome la parte è più lunga, la forza esterna è più grande, essendo più grande la forza esterna, la reazione vincolare è più piccola e quindi il taglio deve aiutare la reazione vincolare ad equilibrare la forza esterna. Cioè, vi ho messo il taglio per il momento, come già so che vanno all'interno della trave, ok? Questa qui è l'azione di contatto di una trave vista come modello monodimensionale. Ok? L'azione di contatto è taglio, momento flettente, in questo caso non c'è sforzo normale. Il taglio si fa tagliando l'asse della trave, mettendo in evidenza due sezioni vicine, praticamente, e le due equazioni di equilibrio, ci garantiscono la possibilità di determinare i valori di azione di contatto. Ok? Da un punto di vista epistemologico il concetto è assolutamente identico, cioè da un punto di vista concettuale. Io ho questa trave tridimensionale caricata in qualche modo, vincolata in qualche modo, non lo metto in evidenza, però sicuramente sarà caricata e sarà vincolata. E praticamente voglio sapere che cosa succede all'interno del materiale. Quindi voglio conoscere la tensione nel materiale. Per conoscere la tensione del materiale io devo focalizzare la mia attenzione su una parte interna del materiale, che è una superficie. Quindi come si taglia un coltello tridimensionale? Si taglia esattamente come un coltello taglierebbe un filone di pane. Così. Quando un coltello taglia una pagnotta di pane, quello che voi vedete è che nel taglio nascono due superfici che prima non c'erano. Queste due superfici messe a contatto creano l'intera pagnotta, praticamente, però una volta che i legami molecolari sono stati decisi, voi non riuscite più a ricreare l'intera pagnotta, perché non riuscite più ad avvicinare gli atomi in maniera tale che si riprendano, e questa è la verità. Vi dirò una cosa, ci sono la maggior parte dei materiali, moltissimi materiali, una volta fessurati, se ci sono le condizioni, si ricicatrizzano. Una cosa di questo genere succede per esempio al vetro. Il vetro fessurato, lasciato a riposo, siccome il vetro è molto vicino, è un misto fra un materiale solido e un fluido viscoso. Il fluido viscoso per intendersi un olio, ok? Da un punto di vista della fisica è a metà fra un materiale solido e un fluido molto molto viscoso, capace cioè di trasmettere tensioni di taglio. Quando sta a riposo, ancorché fessurato, questa parte viscosa così, avvicina e rimette gli atomi vicini. Per cui quando gli atomi sono diventati veramente vicini
perché bisogna arrivare a delle distanze interatomiche in cui interagiscono, si ricrea il contatto. Infatti si dice che il vetro si ricicatrizza. Non certo con la resistenza di una volta, però ricicatrizza. Questo fenomeno si chiama healing, che è proprio cicatrizzazione, che heal è una cicatrice in inglese, ok? Al di là di questo, i materiali sono una cosa veramente molto complessa, ragazzi, quello che vi deve rimanere in testa è il fatto che sia un continuo tridimensionale e voglio effettuare un taglio per immaginare la tensione, taglio virtuale, non reale, io nella testa devo pensare a una sega a due parti e quello che vedo sono due superfici. Il taglio di coscina, il continuo tridimensionale, fa così. Cioè, forza di contatto. Questo simbolo qua, sottolineatura, significa è un vettore, e io ve lo faccio vedere come un vettore, cioè come una grandezza che ha anche una direzione, non solo un'intensità. E questo è uguale a questo esercitato qua. Non ci scrivo MFC perché è inverso. Diciamo che utilizziamo questa rappresentazione, ok? Non faccio confusione. Sto utilizzando questa rappresentazione, ragazzi, questa. Questa rappresentazione è una rappresentazione di un vettore. In questa rappresentazione la freccia dalla direzione, il numero dalla lunghezza, il verso è affidato alla concomitanza del numero con la freccia. Se il numero è positivo conferma la freccia, se il numero è negativo la oppone. Questa è una rappresentazione dei vettori geometrici, quelli che si possono disegnare con il piano dello spazio. Per esempio, questa equivale a questa. Allora, in questa rappresentazione, la direzione è la direzione della freccia. Il valore assoluto del numero che rappresenta la lunghezza del vettore, il verso è rappresentato da una concomitanza, cioè nel senso ci sono due oggetti che tengono l'informazione verso. Uno è questa freccia e un altro è il segno di questo numero.
Se il segno è positivo, la freccia si conferma. Se il segno è negativo, il verso è opposto. Questa è la rappresentazione che voi, con una delle rappresentazioni che conoscete del vettore, ok? E quindi in questo caso io diciamo elimino la sottolineatura del vettore, perché in questo caso sto dicendo che la forza di contatto è fatta così. Questa è la direzione, questo è il modulo FC, e se il modulo è positivo il verso è questo, se il modulo è negativo va nella direzione opposta. E quindi capite che questo è il modulo, questa è la direzione, e il verso è questo se FC è positivo, oppure è l'opposto se FC è negativo. Questa è una rappresentazione dei vettori nello spazio tridimensionale. Ora, abbiamo detto che la forza di contatto nasce per equilibrare le parti. Questa qui è una forza, forza, vuol dire forza, nel senso che da un punto di vista della dimensionalità è F. Come facciamo a trovare la tensione una volta conosciuta FC, quantomeno la tensione media? Innanzitutto dobbiamo vedere che direzione ha questa forza. Questa forza, vedete, rispetto alla superficie è un po' inclinata, e quindi la proiettiamo nel piano della superficie e perpendicolare alla superficie, cioè creiamo sostanzialmente un triangolo delle forze di cui quella forza sia la risultante, una parte, una componente sia perpendicolare alla superficie e un'altra componente sia tangenziale alla superficie. Ok? Questa la chiamiamo Fn e questa la chiamiamo Ft. Quindi la prima cosa che faccio è la decompongo secondo due direzioni. Questa è una proiezione ortogonale di un vettore lungo due direzioni, una appartenente al piano della superficie e una perpendicolare al piano della superficie. Questo mi dà origine a due vettori più piccoli della forza originaria, uno perpendicolare alla superficie e un altro praticamente tangenziale alla superficie. Questi due vettori sono ancora delle forze, cioè esprimibili come F. Per arrivare alla tensione dobbiamo dividere per l'area, e quindi se io Fn lo divido per l'area di questa superficie, e se Ft lo divido per l'area della superficie, ottengo due grandezze che hanno la dimensione fisica di una forza divisa alla superficie, che si esprimono in newton al millimetro quadro, cioè in mega pascal, però sono differenti perché questa, che chiamiamo sigma, è perpendicolare alla superficie e viene chiamata tensione normale, e questa, che chiamiamo tau, è tangenziale alla superficie e viene chiamata tensione tangenziale. La genesi della tensione, se proprio ce la vogliamo raccontare, in questo caso sono tensioni medie sulla superficie, perché punto per punto io posso avere delle tensioni differenti. Vedremo dopo, parlando di sforzo normale, che lo sforzo normale su alcune superfici provoca delle tensioni uniformi, mentre la flessione non provoca le tensioni uniformi, ma infatti la tensione media all'interno di una flessione, di un profilo inflesso, è zero. E quelle tensioni che nascono hanno risultante nullo, ma un momento risultante diverso da zero. Okay? Quindi questa è la genesi di un concetto di tensione media, nel senso ho un continuo tridimensionale, questo continuo tridimensionale è caricato. È caricato, vincolato, quindi io so che le forze viaggiano per arrivare fino alla reazione vincolare passando attraverso il materiale. Voglio vedere la tensione, ipotizzo un taglio virtuale. Nel taglio virtuale da questo continuo tiro fuori delle superfici e mi chiedo che cos'è la tensione. Innanzitutto mi devo chiedere che cosa passa attraverso queste superfici. Attraverso queste superfici passano delle forze, che le due parti separate dal taglio si scambiano affinché la singola parte con i carichi che agisce dentro
che agiscono sulla singola parte siano in equilibrio. Ok? Una volta che io ho capito che tramite quelle superfici comunque io le taglio, comunque io le effetto, gli effetti di questo taglio passano delle forze, posso dire, ok, questa forza però rispetto alla superficie che azione ha? Allora decompongo la forza in una direzione perpendicolare alla superficie e in una direzione tangente alla superficie. Divido per l'area, trovo la tensione normale e la tensione tangenziale. Ok? I casi di sforzo normale, di flessione e di pressoflessione e tensoflessione parlano solo di tensioni normali a particolari superfici che sono quelle perpendicolari ad un'ipotetica linea dell'asse. E la trave di Galileo parla solo di queste, cioè parla di tensioni perpendicolari a delle sezioni immaginate a loro volta perpendicolari a una linea dell'asse, quindi c'è dentro una specie di modello di Bernoulli che aleggia. Parliamo di un linguaggio che è figlio di almeno due secoli di trasporto della conoscenza e che proprio per questo non è molto rigoroso, perché se io devo parlare della trave di Galileo con il linguaggio di Galileo poi devo fare una traduzione per portarlo alla normativa attuale, dove praticamente è alla cultura attuale dove si parla di tensione, di resistenza in termini moderni, quindi il linguaggio non è assolutamente rigoroso dal punto di vista storico. E si passa da attraverso questi secoli un po' facendo lo slalom, no? Nella trave di Galileo non ci sono le sezioni come nella trave di Bernoulli, però noi possiamo ipotizzare queste sezioni avendo in mente la trave di Bernoulli, dicendo è vero che questo è un prisma, però io posso unire tutti i centroidi di queste, soprattutto del primo e dell'ultimo rettangolo, no? Io unisco i due centroidi e trovo una retta. Questa retta la posso ipotizzare come se fosse la linea d'asse, dopodiché quella retta sarà la geometria di riferimento. Quando faccio un taglio di Cauchy, lo faccio perpendicolarmente alla retta, cosa trovo? Trovo le stesse sezioni che ci sono nella trave di Bernoulli, ok? E nella trave di Galileo, quello che interessa sono le tensioni perpendicolari a queste sezioni. Quindi la trave di Galileo si interessa solo di tensioni normali, derivanti da sforzo normale, pressione e praticamente la combinazione delle due, di queste pressoflessione o tensoflessione. La trave di Galileo viene detta trave a fibre. Nel senso che non è immaginata come un estruso o come un pezzo di pietra scolpito a forma di trave, no, è immaginata
con un materiale composto da tante fibre, lunghe quanto sono lunghe la trave, e messe una sulle altre. Perché Galileo si interessava delle trave di legno e come sapete, immagino che sappiate, il legno è un materiale che ha una microstruttura fatta così. Il legno è un materiale omogeneo, nel senso che non è che nel legno non trovate solo legno, però non è isotopo. È ortotopo. La parola ortotopo significa che se voi ruotate una trave di legno o un coccio di legno, il suo comportamento materiale è molto diverso. Al limite, lasciate la trave ferma e cambiate la direzione della forza. Se voi praticamente stimolate e caricate il legno nella direzione della fibratura, il legno vi dà una risposta materiale. Se voi lo stimolate nella direzione perpendicolare alla fibratura, vi dà una risposta di materiale completamente diversa. Se voi tirate il legno nella direzione della fibratura, delle fibre, il legno resiste a trazione. Ma se voi tirate il legno nella direzione perpendicolare alle fibre, cioè aggrappandoli in qualche modo, le fibre si staccano, non resiste proprio a trazione. Se voi comprimete il legno nella direzione della fibratura, ha una buona resistenza a compressione, ma ha un comportamento fragile. Vuol dire che non c'è duttilità, vuol dire che appena raggiunge il limite di resistenza si rompe. Se voi invece comprimete il legno nella direzione perpendicolare alla fibratura, prima di rompersi il legno si deforma molto. Quella è una direzione utile di plasticità. Questa è l'ortotropia. L'ortotropia significa questo, che tu un materiale a seconda di come, della direzione in cui lo carichi, ti dà una risposta materiale diversa. Il legno è un ortotropo, fortemente ortotropo, come la muratura. Anche la muratura è un ortotropo, nel senso che siccome si vede una tessitura del materiale e se vi avvicinate al legno lo vedete, il legno è un materiale fatto a fibra, che sono lignina attaccate da cellulosa, ok? Questa microstruttura, cioè questa visione da vicino del materiale, si chiama microstruttura del materiale, condiziona il comportamento del materiale, punto. L'acciaio, lo potete avvicinare quanto volete voi, gli altri non vi vedete, l'acciaio è un materiale cristallino, in tutte le direzioni si comporta nello stesso modo, praticamente, no? Non il legno, non il legno. E le fibre si vedono e queste fibre visibili hanno esercitato la suggestione nella testa di Galileo, che ha creato un modello teorico basato sulle fibre. Il modello. Vediamo un po'. Come possiamo lavorare sul modello fibre praticamente e parlando, per esempio, dello scorso normale. Allora, ipotizziamo di avere un solido tridimensionale fatto in questo modo. Ipotizziamo di avere un sistema di forze che non conosciamo, che mi consente di allungare in maniera, diciamo, uniforme questo solido, non allungare ogni fibra in maniera diversa, allungarlo in maniera uniforme. Adesso io ve lo ridisegno non in 3D, ve lo ridisegno in prospetto, perché in 3D fare questi ragionamenti è più complicato. E ricordatevi che quello è un prospetto. Thank you.
questa trave produca, se questa è L, un allungamento del pelo. Per cui in bianco c'è la configurazione iniziale e in rosa è la configurazione a carichi applicati. Che succede alle fibre? Siccome l'allungamento è complessivo, le fibre si allungano tutte, della stessa quantità. Per cui se io prendo, concentro l'attenzione su una sola fibra, che prima era L e poi è L più delta N, ovviamente la singola fibra si è allungata di delta N. Quindi la singola fibra ha avuto una deformazione media che è delta L su L. Questa deformazione, cioè l'allungamento percentuale, anzitutto è una deformazione. Deformazione è un numero puro da un punto di vista fisico, perché una lunghezza su una lunghezza. La deformazione si esprime in percentuale, si è deformato dell'1%. Cosa vuol dire? Vuol dire che ha subito un allungamento dell'1% della lunghezza iniziale. Ok? Quindi ricordatevi che la deformazione è un numero puro. Ok? Per questa deformazione in particolare si chiama contrazione e dilatazione, perché è corrispondente a un allungamento. Se delta L invece di essere un allungamento fosse un accorciamento, questa si chiamerebbe contrazione. Quindi la deformazione si chiama dilatazione quando corrisponde a un allungamento e contrazione quando corrisponde all'accorciamento. Non mi chiamate contrazione, accorciamento o dilatazione allungamento, perché sono due cose completamente diverse. L'allungamento si misura in millimetri, la dilatazione si misura in percentuale. L'allungamento è una grandezza con una lunghezza. La deformazione è un numero puro, quindi non confondete le due. Okay? In corrispondenza di questo allungamento nasce una forza all'interno della fibra. Okay? Quanto vale questa forza? Chiamiamola sì. E ovviamente è una forza che ha provocato l'allungamento, quindi è una forza di trazione sulla fibra. Galileo diceva che valeva KY, perché ancora non c'è il concetto del modulo d'elasticità. In maniera moderna possiamo dire che questa forza vale E, dove questo è il modulo di Young. Ok? Vediamo bene questa legge, che è una legge fondamentale, sigma uguale
ma i numeri sono molto differenti. Adesso mi fermo un attimo su questo, perché vi devo far capire perché questi numeri sono molto diversi. Per esempio, la resistenza di un acciaio, per l'acciaio quello che interessa tanto è la tensione di snervamento del materiale. Gli acciai di costruzione, quelli più duri, quelli cioè più bassa resistenza, hanno una resistenza allo snervamento di 235 MPa. Ok? Newton millimetro quadro. Il modulo elastico dell'acciaio è 210.000 MPa. Tra 235 e 210.000 c'è una bella differenza. È un numero elevatissimo. Chiaro? Elevatissimo. Tensione nel calcestruzzo. Resistenza a compressione caratteristica 20, 30, 40 MPa. Modulo elastico 21.000. Quindi le resistenze sono questi valori piccoli, i moduli elastici sono questi valori grandi. Legno, resistenza a trazione del legno, la classe più bassa, C24, 24 MPa, ok? Modulo elastico del legno a trazione, 10-12.000. Vedete le differenze? Quindi i moduli elastici e le tensioni caratteristiche delle resistenze del materiale sono tutte e due tensioni, perché tutte e due si esprimono in MPa. Okay? Però i moduli elastici sono numeri enormi rispetto alle resistenze. Perché? Il risultato sta in quella formula, la risposta sta in quella formula. Perché sigma è uguale a E quando epsilon è uguale a 1. Cioè, se io in questa formula metto epsilon uguale a 1, ottengo sigma uguale a E. Sigma uguale a E quando epsilon uguale a 1, cioè il modulo elastico è la tensione che avremmo nel materiale quando gli diamo o una contrazione o una dilatazione pari a 1, cioè al 100%. Vuol dire che noi siamo riusciti, se partiamo da una barretta di 1 metro, a dargli un allungamento pari a 1 metro, quindi a raddoppiare la lunghezza del materiale. Non c'è nessun materiale che riesce a raddoppiare la sua lunghezza senza rompersi, perché sono deformazioni imbarazzanti, mica galattiche. Okay? Adesso con i nanomateriali si comincia a dire che ci sono dei nanomateriali, il grafene, i nanotubi di carbonio, delle nanostrutture che arrivano a delle deformazioni ultime del 25-30%, ma siamo in materiali cibernetici, cioè che guardiamo nel dettaglio materiali specialissimi, cioè che stanno rivoluzionando il nostro modo di creare materiali e di utilizzarli anche. Alcune di queste nanostrutture vengono utilizzate per drug delivery, cioè per mandare i medicinali dritti al bersaglio di un organo malato. Siamo nella fantascienza rispetto alla scienza dei materiali che servono per le costruzioni, no? Ma normalmente un materiale va in crisi per una deformazione veramente piccola. Cioè, il limite elastico di un acciaio, quello in cui l'acciaio comincia a snervare, è una deformazione del 2%, non del 100%, del 2%. Ricordatevi che epsilon uguale 1 corrisponde a epsilon uguale 1 corrisponde a delta n uguale a 1, perché se io metto qua 1 trovo che delta n è uguale a n, vuol dire che io ho allungato il provino o la fibra di una quantità pari alla sua lunghezza iniziale, cioè ho raddoppiato la lunghezza, nessun materiale. Quindi il modulo elastico, che è il coefficiente angolare di questa retta, perché questa è una retta, ragazzi, nel piano sigma epsilon è una retta. Se io praticamente disegno il piano sigma epsilon,
linea cartesiana dove al posto delle X metto sigma e al posto delle Y metto la S e disegno là quella legge, è una retta, il coefficiente angolare. Quindi il modulo dell'asse che cos'è? È solo il coefficiente angolare di quella retta. Ha una dimensione di una tensione, è vero, perché si esprime in megapascal, ma non è una tensione raggiungibile dal materiale. Il materiale si rompe infinitamente prima perché non può reggere un livello di deformazione pari ad 1, che è il 100%. Queste sono domande che spesso io faccio. E vi chiedo numeri, ragazzi, vi chiedo unità di misura e vi chiedo di ragionare su quelle unità di misura, perché la meccanica senza numeri non si fa. Ok? Fatta questa parentesi, che succede quindi all'interno del materiale per effetto di un allungamento di tutto, di tutta la trave a filtro? Succede questo. Quello di un metro si allunga di un centimetro,
quello di 10 metri si allunga di 10 centimetri, perché la deformazione è una percentuale della tua lunghezza iniziale. Quindi è ovvio che a parità di deformazione gli allungamenti non sono uguali. Una fibra lunga L si allunga di delta L, una fibra lunga L mezzi si allunga di delta L mezzi, una fibra lunga L quarti si allunga di delta L quarti. Chiaritelo, questi sono concetti, le formule sono semplici, i concetti no. Le formule sono moltiplicazione e divisione, i concetti no, lo dovete capire. Se non li capite, voi ripetete le parole come scemi. Dovete capire che cos'è la deformazione, perché basta semplicemente presentarvi la stessa formula in forma inversa e voi vi perdete. Dovete capire il significato fisico delle formule. Se no, non avete capito la formula. La formula è, la matematica che c'è dietro a queste cose è moltiplicazione e divisione, non c'è altro. Quindi non è il problema la matematica, è il problema creare il link fra questi ragionamenti matematici con matematica semplice e la fisica, le implicazioni logiche che da queste derivano. Questo è l'abisso di differenza fra una disciplina matematica e una disciplina fisico-matematica. La meccanica delle strutture è una disciplina fisico-matematica. E la parte più dura non è la matematica, ma la parte fisica. Così. Allora, abbiamo detto, tutte le fibre si allungano. Se io divido il pezzo, il corpo in due parti tramite un taglio di crochet, magari le due parti avranno differente lunghezza. Quindi l'allungamento della parte più lunga è più lungo dell'allungamento più grande dell'allungamento della parte più corta. Però hanno tutti la stessa deformazione, perché la deformazione è l'allungamento percentuale e quindi hanno tutti la stessa tensione. In ogni punto c'è la stessa tensione. Se io faccio un taglio qui, la situazione è questa qua.
escono in fuori e sono forze perpendicolari, normali, alla superficie che vanno verso l'esterno perché abbiamo fatto un esperimento di trazione. Queste sono tensioni normali di trazione. Quindi la prova è stata una prova da trazione che ha bisogno di tensioni perpendicolari. E la tensione è la forza per unità di area, ve lo ricordo, cioè è la forza per unità di area. Però sicuramente se qua ci sono queste, diciamo, tensioni, funziona così e tutti i tre pezzi in cui ho diviso la trave sono in equilibrio. Ok? Queste sarebbero, per esempio, le forze attive, dove tiro, queste potrebbero essere le tensioni vincolari, dove praticamente il corpo è aggrappato, queste qua sono le tensioni interne al materiale. Mi sembra evidente che la cosa può andare bene così. Il problema è reso un po' più complesso, ma anche molto interessante, da un collegamento che è avvenuto storicamente, un collegamento concettuale, teorico, che è avvenuto storicamente fra la trave tridimensionale e le travi monodimensionali e ha consentito di utilizzare, senza colpo ferire, la trave tridimensionale a valle di un'analisi di telai o di travi monodimensionali basate sulla trave di Bernoullio di Timoshenko. Questo collegamento concettuale si chiama teorema di San Bernardo. Qualcuno di voi lo conoscerà come principio di San Bernardo. Perché un principio si enuncia e non ha bisogno di dimostrazione, il teorema praticamente si dimostra. Però il Barré di San Bernard non lo dimostrò, lo enunciò. Il motivo per cui qualcuno ancora lo chiama principio è perché in realtà è stato enunciato, ma non è stato dimostrato da Barré di San Bernard, è stato dimostrato in tempi moderni. In particolare c'è una bellissima dimostrazione fatta da un analista italiano, un professore di analisi matematica italiano che si chiama Fichera. Per cui una volta che è stato dimostrato, ovviamente, una volta che tu capisci che un'affermazione deriva da altri principi, non è più un principio, ma un teorema. Cosa dice il teorema di San Bernard? Il teorema di San Bernard dice questo: se io ho una trave allungata, sono capace di risolvere il problema elastico di questa trave praticamente in questo modo, che è il modo più semplice. In particolare questo è un modo in cui le tensioni in ogni sezione sono uniformi, ok? Cosa cambia? La domanda che si pone, il teorema è: cosa cambia se invece di esercitare questa forza, che è complicatina perché in ogni punto devi andare a esercitare una tensione, io esercito su questo corpo non questo stato tensionale, ma una forza N che è la risultante di quelle tensioni. Cosa cambia? Cosa cambia se al posto delle tensioni, se al posto di aggrappare in singola fibra, magari con
una piastra metallica saldata praticamente al, diciamo, al legno e poi tirata, quindi io ogni singola fibra la tiro, oppure esercito uno sforzo normale nel centro di questa trave. Cosa cambia? Quello che si dimostra è qualcosa cambia, ma questo qualcosa che cambia è molto poco. Cioè quello che, Fighera ha dimostrato che quando io al posto di tirare quello stato tensionale che ho nel corpo della trave, tiro fuori con un altro stato di forza, purché la risultante sia pari, all'inizio ho una sezione di disturbo, ma dopo una sezione di disturbo le cose vanno immediatamente così. Cioè è sostanzialmente questo, ragazzi. Se io vedo l'altro modello teorico, facciamo un casino, no, lo possiamo fare questo,
Lo possiamo fare perché abbiamo in mezzo il principio di San Benin, o teorema di San Benin. Il teorema di San Benin che cosa dice? Dice che la soluzione del problema in termini di tensione, in cui in ogni sezione c'è lo stesso dato tensionale anche nella prima e nell'ultima sezione, va sempre bene anche quando nella prima e nell'ultima sezione non ci sta quello stato tensionale, ma ci sta magari solo una forza che è la risultante, ok? Purché io mi accontenti del fatto che questo accade nel corpo della trave, perché vicino alle basi ci sono delle zone di disturbo che si estinguono rapidamente, in cui questo non è vero. Così facendo io posso utilizzare i risultati della trave di Bernoulli per passare praticamente al corpo della trave a fibre e trovare lo stato tensionale. So bene che una forza normale concentrata non mi produce questo stato dappertutto, mi produce questo stato da qui a qui, dappertutto tranne che nel punto di applicazione della forza, perché nel punto di applicazione della forza il fatto che la forza sia concentrata qua cambia, ragazzi, perché all'inizio qua è solo quel materiale, che questo pezzetto di materiale che tiene la forza, quindi poi se il materiale è sufficientemente resistente si allarga e diventa come la soluzione della grafia. Vi faccio un altro esempio per capire, no? Invece di averlo così, io la aggrappo qua e qua. Che succede? Succede questo, ragazzi. E dopo un po' tutto si rettifica. Allora, per poter, la cosa importante è il rapporto che ci deve essere tra Eiger e Sigma. Qual è il rapporto che c'è tra L e Sigma affinché io possa considerare la soluzione della trave fibre valida dappertutto tranne che nelle basi? Il rapporto che c'è fra N e sigma è che N deve essere la risultante delle tensioni. Allora, se io ho una situazione di questo genere, in cui l'andamento delle tensioni di area A, questo qua, qual è la sua risultante? Ragazzi, qual è la risultante? Qual è la risultante di questo carico? Recuperare l'aria. Cioè, io prima degli ragazzi, il modello del 600, che è il modello di trave a fibre.
poi ripreso nell'Ottocento dopo la teoria della società di Cauchy da Barré di San Venano. Okay? E poi c'ho il modello di Bernoulli, che è un modello monodimensionale di trave di natura fine Settecento, poi ripreso da Timoshenko nel XX secolo. Okay? Questi modelli sono costrutti perfetti da un punto di vista scientifico. Come fanno a dialogare? Dialogano solo in questo modo, se uno capisce la potenza del teorema di San Venant. Cioè, se uno non capisce il teorema di San Venant, non può prendere lo sforzo normale che calcola SAP e dividerlo per l'area della sezione, perché sta facendo una cosa che concettualmente non c'ha senso. Non c'ha senso. Quello sforzo normale è di una trave monodimensionale. Nella trave monodimensionale la tensione non c'è. Quindi perché mi dividi sigma per l'area? Che sta entrando in un altro mondo, che è il mondo delle travi tridimensionali. E com'è che la tensione diventa N su A? La tensione diventa N su A perché io so bene che quella tensione uniforme va bene in tutto il pilastro, praticamente, poi nelle zone di bordo devo andare a vedere com'è la forza emessa. Se la forza è messa pure in termini di tensione, cioè diciamo area su area, e allora me ne frego sostanzialmente, ma metti che c'è una forza concentrata, io devo essere titolata a dividere quella forza concentrata per l'area. Chi mi dà il titolo? Chi mi dà l'autorizzazione concettuale? Me lo dà il teorema di San Venant, che mi dice guarda, la soluzione è quella di San Venant, che è poi uguale a quella di Galileo, tranne che nelle zone di disturbo. Nelle zone di disturbo tu stai concentrando la forza, non è una tensione. La tensione spalma, la forza concentrata preme su un punto. Vuol dire che là succederà qualcosa, che ti vesto di bene il nodo sostanzialmente, ma sappi che questo qualcosa che succede, che è un disturbo, dopo un po' si estingue. E tu quindi con tranquillità conosci lo stato tensionale nel corpo della trave, tranne che nei punti nodi, ragazzi, sono a serio, voi non lo affrontate, ok, in questo corso, ma i nodi sono più complicati delle strutture. Mentre attualmente non si studia, si studiano, diciamo, anche nuovi modelli da stellare in genere armato, diciamo, però per fenomeni più complessi, meccanismi di rottura oppure fenomeni non lineari complicati. Nell'analisi linearizzata, cioè nell'analisi più semplice, il nodo ancora è studiato. C'è gente che per tutta la vita in laboratorio studia i nodi perché non si capiscono come cazzo funziona. Non si capisce. Quindi, da questo punto di vista, il teorema di San Venant è rassicurante. Beh, non capiamo bene cosa c'è il nodo, vabbè, sarà un problema dei specialisti, però nel corpo della trave funziona così. Capite? E lui che ci dà l'autorizzazione, è una autorizzazione epistemologica, perché sennò faremmo le cose senza una ragione, e non è questo il dominio della scienza, è il dominio della tecnica, che fa le cose perché si sono sempre fatte così. E uno è rassicurato, lo fanno gli altri, lo faccio pure io. Il dominio della scienza è fare le cose perché c'è una ragione precisa per farlo, punto. Allora, domanda: se io mi analizzo un telaio fatto di travi di Bernoulli e poi voglio verificare la tensione nel materiale, io so che nel telaio c'è il modello di Bernoulli, quando verifico la tensione c'è praticamente il modello di trave a fibre o di San Venant, in mezzo c'è il teorema di San Venant, ragazzi, e il ponte. Senza questo non lo potremmo fare, sarebbe un abuso concettuale. Che ore sono?